Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Vi avverto subito che questo sarà un video un po' chiacchiericcio, quindi parleremo un po'. E voglio dire subito il motivo per cui ho deciso di fare questo video. Ho visto altri video del genere di persone che esprimevano i loro commenti, le loro idee riguardo a YouTube Italia, facendo anch'io video e caricandoli su YouTube. Anch'io ho delle mie idee riguardanti questo social network. Sicuramente ci sono tantissimi canali che proprio non mi piacciono, ma non mi piacciono non perché non credo che queste persone siano un talento, perché quella è un'altra cosa, ma perché fanno cose che a me non interessano, come io posso fare cose che magari a voi non interessano e perciò non mi seguite. Prendiamo i gamers, io non seguo assolutamente nessun gamer. Stepney è famoso quanto vi pare, ma io non so nemmeno come è fatto di persona, perché non seguo i suoi video, non mi interessano. Perciò in questo video volevo dirvi chi ritengo che siano i migliori youtubers e magari chi invece non mi piace, non guardo, non seguo. Ma assolutamente non perché voglio offendere qualcuno, ma perché voglio esprimere il mio giudizio. E spero che anche voi nei commenti magari mi diciate la vostra. Devo dire che io ogni giorno spendo del tempo su YouTube, cioè quando non so che fare vado a vedere video su YouTube perché mi diverte, perché sono corti, mi intrattengono, ci posso trovare qualsiasi cosa, perciò lo preferisco a magari la televisione. Ho iniziato a guardare video su YouTube molto tempo fa. Devo dire che i primi YouTubers che ho seguito, che io mi ricordi perché non mi ricordo molto, sono i Nirkyop. I Nirkyop sono un gruppo di ragazzi che viene dal sud Italia, sono molto famosi perciò penso li conosciate. Ogni volta che caricano un video vado tuttora a guardarlo, perché penso che la loro qualità di video sia molto buona e comunque il loro format mi fa divertire, mi piace, mi intrattiene, perciò non mi annoio mai guardando i loro video. E la stessa cosa succede quando guardo i video dei Pantellas. Penso che i loro video siano spesso molto demenziali, però spesso sono anche molto carini e simpatici, e inoltre la loro qualità di video è ottima. Ma adesso passiamo ai canali che ultimamente sto seguendo di più. Se mi seguite sapete che il canale che seguo di più in assoluto è quello dei The Show. È da tanto che li seguo, saranno un paio di anni, e non mi ricordo come li ho scoperti. Forse perché in quel periodo guardavo su YouTube più gli esperimenti sociali che altro. Loro sono tipo i re degli esperimenti sociali e sono venuta subito a loro conoscenza. Un altro canale che mi è sempre piaciuto è quello di Sofia Viscardi, che penso che conosciate tutti. Mi piaceva più prima del cambiamento, diciamo, perché prima prendeva la telecamera e parlava, e anche se diceva cavolate comunque erano cose interessanti. Un altro format in quel modo che mi piace tuttora molto è quello di Greta Menchi, perché non so come abbia la capacità di far ridere a ogni cosa che dice. Poi, sempre di questi canali così, di gente che parla magari davanti a una telecamera, posso citare quello di Michele Bravi, che ovviamente ho seguito a X Factor perché sono una partita di X Factor, e che quando ho aperto un canale YouTube ho detto vabbè, andiamo a vedere cosa fa su YouTube. E mi piace davvero molto il suo canale. Perché? Perché i suoi video, anche se sono semplici, se trattano di un argomento cavolata, comunque ci mette del suo, e questo lo fa diventare i suoi video divertenti in un certo senso. Poi ovviamente seguo dei canali di ragazze che fanno video su trucchi, su vestiti e queste cose qua. E tra questi il mio preferito è sicuramente quello di Julia Watson, perché è comunque una ragazza, non so quanti anni ha, ne avrà sui 22, 20... qualcosa. Comunque più grande di me, ha un suo stile e mi piace seguirla, anche se spesso le cose che magari indossa o fa non mi piacciono. Mi piace come fa i video, è molto carina e quindi questa cosa mi piace. Ci sono anche molte ragazze che magari sono più piccole di me, hanno tipo 16-15 anni, che fanno questo tipo di video, per esempio Leila 2000 o Rosalba. Ecco, questi sono canali che proprio non riesco a guardare, non perché loro non siano brave, ma perché spesso sento dire o vedo certe cose che proprio mi fanno cascare le braccia. Poi, essendo stata andando in America, mi sono anche interessata a canali che fanno questo tipo di cosa, quindi cose su blog di viaggio e cose del genere, e ho seguito molto un ragazzo che ha fatto l'anno all'estero in Italia, che si chiama Levi Bernard,
una cosa del genere, che adesso ha smesso di fare video anche lui, ma lui io penso era il mio youtuber preferito assolutamente. Mi faceva non morire nei suoi video di più. Ha fatto un video che vi consiglio assolutamente di guardare. Spiegava agli americani cosa significano i gesti italiani. E è troppo bello, davvero. Per quanto riguarda i canali che proprio non mi piacciono, ve l'ho detto, sono i canali dei gamers oppure di ragazzine che vogliono sembrare vissute all'età di 14-15 anni e fanno video stupidi, senza senso. Oppure quei canali di ragazze che fanno video magari sui manga o sulle cose giapponesi, che a me non interessano. Ognuno praticamente nei suoi video mette se stesso, quindi giudicando male un suo video è come se tu giudicassi lui male, ed è brutto secondo me. Dietro ogni video c'è un grosso lavoro, e se uno si vede arrivare un commento super negativo ovviamente non ci rimane bene. Fanno sempre comodo i commenti costruttivi, però le offese sono stupidissime secondo me. Questo è quello che penso sugli YouTube, sul mondo di YouTube. La mia visione ovviamente è positiva perché è uno dei miei social preferiti. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Per oggi è tutto, come sempre vi mando un grosso bacione e vi do l'appuntamento al prossimo video.